prima di entrare ancora in commissione affari istituzionali, all'esterno della commissione già le decisioni erano state prese e si erano organizzate. Gli appartenenti al territorio della provincia di Caltanissetta dovevano astenersi dal voto. I presenti nel pomeriggio di quella seduta erano l'onorevole Rudy Maina, l'onorevole Raimondo Torrigossa, l'onorevole Lillo Speziale. Tutti e tre si sono astenuti. Speziale ha voluto mettere a verbale che si astiene non perché è a favore delle province, ma perché l'iter è sbagliato. Quindi Speziale dichiara pubblicamente che lui non è a favore di questa iniziativa, ma la difende perché l'iter è stato violato. Quindi noi gelesi abbiamo mandato un parlamentare, di nome che è Speziale, al Parlamento regionale per prendere le sue decisioni e non le decisioni del suo corpo elettorale. Questo in sostanza è quello che dichiara Speziale in prima commissione di istituzione, ovvero io prendo la mia decisione che non coincide con i miei elettori, con quello che mi chiedono 18.000 cittadini della mia città, con quello che io ho con l'associazione, perché la mia decisione è di tutt'altro. Bene, l'abbiamo accettata e così l'abbiamo reso pubblicamente quello che ha compiuto Speziale. Tra l'altro era anche quello che a settembre del 2011, quando noi parlavamo con Cascio, fu quello che presentò lo stesso giorno, presentò il disegno di legge per aprire le province. Quindi abbiamo chiaro chi sia la persona. Vogliamo parlare anche di Giuseppe Federico, che non già mai voluto ricevere dal 2005, è stato in continuazione contattato per mezzo raccomandato e per mezzo telefono, e non già mai voluto ricevere una sola volta. Stiamo parlando in 7 anni, quantomeno un incontro per capire di cosa dovevamo parlare era giusto fare. Però le istanze del territorio di 40 associazioni e dei 18.000 cittadini fuori concittadini, almeno nella carta, non vanno ascoltati. La cosa grave di Pino Federico è che rilascia varie dichiarazioni agli organi di stampa dicendo che le province è meglio abolirle. Lui è il presidente della provincia di Caltanissetta, sapendo che nella sua città c'è un movimento che si occupa della costituzione della nuova provincia. Lui continua a dire le province è meglio abolirle, le province è meglio abolirle. Ebbene, nel momento in cui a settembre del 2011 il governo Berlusconi dice di abolire soltanto le province piccole, quindi in Sicilia venivano abolite, grazie del Dio, la provincia di Caltanissetta e di Enna, Pino Federico si batte come un leone per difendere non l'iniziativa del genere, per difendere la provincia regionale di Caltanissetta. Però la cosa più grave che possa fare Pino Federico è un'altra. Mi cari soci, questa è la seduta della prima commissione affari istituzionali del 29-11-2011, quando è stato deciso che la provincia regionale di Genova in commissione doveva essere bocciata. I componenti presenti sono Di Guardo Antonio, Aricò Alessandro, Barbagallo Giovanni, Cracolici Antonino, Greco Giovanni, Maira Raimondo, Parlavecchio Mario, Speziale Carogeno, Torregrossa Raimondo. Sostituzioni: Arena Giuseppe sostituito da Federico Giuseppe. Il vostro e il mio parlamentare, che sono anch'io un cittadino gelese, il nostro parlamentare era presente in prima commissione soltanto di mattina. Alla pausa pranzo escono fuori, al rientro alle 2 del pomeriggio in prima commissione l'onorevole Federico non si è presentato. Quando si doveva discutere la proposta di legge popolare per Genova Provincia, l'onorevole Federico non si è presentato. Date tanto. Ha trovato di meglio da fare. È giusto parlare anche di Donegani. Donegani è stato l'unico che ci ha permesso dei contatti con i parlamentari regionali. Però ovviamente non possiamo dire che Donegani abbia fatto il 100% del suo lavoro, perché nemmeno lui ha fatto il 100% del suo lavoro. Rispetto agli altri ha fatto qualcosa in più. È stato, e questo lo abbiamo apprezzato, lo abbiamo detto anche pubblicamente, l'unico a esporsi pubblicamente a dire Gela merita di diventare provincia, Gela deve diventare provincia, tant'è che mi sono arrivate telefonate, cosa strana, perché quando ci muovevamo noi come associazione queste cose non arrivavano. Quando si è mosso il primo parlamentare mi arrivavano telefonate dalla stampa del Nord Italia, non per chiedere noi come andavamo avanti l'iter, questa è una cosa che fa sapere, ma per chiedermi del telefono dell'onorevole Donegani, perché dovevano chiedere alcune interviste all'onorevole Donegani sul discorso della provincia. Cioè, nonostante questo mi sta bene. Quello che riproponiamo a Donegani è che gli abbiamo chiesto per tempo, diversi mesi prima, di parlare con Cascio. Gli abbiamo chiesto diversi mesi prima di parlare con alcuni componenti della prima commissione affari istituzionali. Credo che anche lui
nonostante la sua collaborazione parziale, anche lui l'abbia preso con un po' di leggerezza. Su Crocetta ci sono altre gravi responsabilità, intanto quelle da sindaco, perché noi l'abbiamo contattato quando era sindaco, e da sindaco ci ha fatto fare la testa pure con i sindaci del comprensorio, promettendoci di istituire un tavolo insieme ai sindaci del comprensorio, di uno studio commissionato alla Bocconi e di Milano per vedere le competenze del territorio. Di tutto questo è saltato tutto. Siamo arrivati poi alla selezione al parlamentare europeo. Da parlamentare europeo abbiamo incontrato un paio di volte, gli abbiamo chiesto se poteva chiedere ai parlamentari del referendum del suo partito di appoggiare la nostra iniziativa. A parole è stato sì, e nei fatti nessuno dei quattro parlamentari è riuscito a far votare un solo parlamentare favorevole all'Assemblea regionale. Questo è quello che è avvenuto in questi ultimi anni per ciò che concerne il discorso provincia.